quanto è difficile chiedere, perché è considerato un segno di debolezza. Crediamo di essere indipendenti, di poterci fare da noi stessi, di trovare tutto il necessario dentro di noi. Gesù ci ricorda l'importanza di chiedere nella preghiera ciò di cui abbiamo bisogno. Chiedere non è una umiliazione, ma una liberazione dalla fragilità, un passo avanti verso la fiducia, verso l'amore e il dono di sé. Meditiamo sul nostro modo di comprendere la preghiera per testare il grado di fiducia che poniamo in Dio e negli altri. Non proviamo vergogna nel chiedere, perché se è vero che si ha fiducia di chi si ama e si rispetta, allora chiedere è un modo bellissimo di dire all'altro che per me sei importante e che mi fido di te. Cosa significa per te chiedere? Hai mai umiliato chi ha chiesto il tuo aiuto?